Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. È la festa del grande annunzio, l'annunzio atteso dai secoli, da quando Adamo fu cacciato dal paradiso, l'annunzio del Redentore, del Salvatore dell'umanità. L'angelo del Signore scende e annunzia a Maria, e il Verbo si fa carne. È il grande annunzio dato all'umanità ed è l'inizio della vita nuova sul mondo. Tutto il creato è in attesa di questo evento, perché tutta la creazione, a causa del peccato di Adamo, è sottomessa alla corruzione. Il grande annunzio è venuto ed oggi celebriamo la festa del grande annunzio. L'angelo del Signore fu mandato a Maria, la Vergine pura, la Vergine senza macchia, l'unica donna senza macchia, che diventa la madre della nuova vita, della nuova umanità. Il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, e il peccato viene debellato in radice in colei che è senza peccato. Ci accostiamo a questa festa che ci coinvolge tutti, che coinvolge tutto il creato, con un cuore umile, chiedendo che la purificazione scenda su di noi e che la luce di Maria Immacolata, nostra Madre, si proietti sopra di noi, perché è lei che ci ha dato colui che ci salva dal peccato. Chiediamo perdono al Signore del nostro peccato e la purificazione da ogni peccato, guardando a colei che è senza peccato, guardando a colui che è venuto a togliere il peccato del mondo. Guardiamo a Maria, colei che per prima scelse Gesù nel mondo. Fu Maria a scegliere prima che chiunque altro Gesù. E dopo averlo scelto, dopo averlo fatto suo, lo ha dato a noi. Lui che toglie il peccato del mondo. O Maria, in questo momento noi invochiamo la tua presenza qui in mezzo a noi, perché tu ci voglia purificare dei nostri peccati mediante lo Spirito Santificatore che ci dà il tuo Figlio Gesù. O Maria, impetra per noi lo Spirito di purificazione, perché siamo purificati nell'anima e nel corpo per celebrare questo grande evento della venuta del Salvatore in mezzo a noi. Grazie.
Maria anima, tutti insieme. Maria anima. Tutti, tutti, tutti. Angeli santi, venite, è la festa della nostra madre, è la festa vostra. Angeli santi, venite, cantate con noi. Attingete angeli santi dal petto del Salvatore l'acqua che purifica. Attingete le sorgenti della salvezza e versate su di noi l'acqua pura. Angeli santi di Dio, niani na mi nascere ne di anali nu, niani ni mi anaiore nascere. Ecco l'acqua pura che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dal petto del Salvatore. Angeli santi, attingete, attingete a questa fonte, purificateci, santi angeli di Dio. Ieri vania notina iure nua marie, mia lini nimana iorieno iore niano iore. Venite gente, venite alle acque, perché gli angeli santi sono pronti a versare l'acqua pura sul vostro capo. Muirano e giuneni a nuciore, ma l'ure non mai anava. Ierini mia non te ne rendiscia, serini munti che ti ade. Miarini anaiori anaiore noio, ciani anoiero anoio. Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati, popolo mio. Venite, venite, gli angeli santi versano acqua salutare su di voi. Lasciatevi purificare dei vostri peccati. Miriano male sciumonti mi mirano ma c'è dure nura, na chi di non mi aiuti, ya marina aiuti.
colgata dal tuo petto, o Cristo Signore, la fonte della salvezza che ci ha liberato, lavato dal peccato, e in noi e in tutto il mondo ha rinnovato la vita. Alleluia. Alleluia. O Maria, noi ti ringraziamo perché ci hai dato il Salvatore e dal suo fianco ti è sgorgata la vita, o Madre della vita, e noi ti ringraziamo in questo momento. Accompagnaci tu in questa nostra santa messa in onore della festa che noi celebriamo. Accompagnaci tu, o Maria, e facci comprendere il grande mistero dell'incarnazione. Facci comprendere che l'incarnazione è tuttora in vita dentro di noi, che Cristo si incarna continuamente in noi, e noi siamo membra dell'unico corpo di Cristo che procede da te, o Vergine Madre. E adesso, Padre, guarda a noi. Adesso, Cristo, guarda a noi. Adesso, Spirito Santo, guarda a noi. Noi vi supplichiamo. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire la sorgente dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno a te consacrato, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipe della tua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E adesso permettiamo la lettura, l'inno di gloria, per magnificare la Trinità nel giorno sacro. Thank you.
dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose: no, non lo chiederò, non tenterò il Signore mio Dio. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare la pazienza degli uomini? Perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. Parola di Dio. In 3.000, 4.000 persone.
Dalla lettera agli ebrei, fratelli, è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per compiere, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo, ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Parola di Dio. Saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Eccomi, sono la serva del Signore. Gloria a te, o Cristo. Gloria a te, o Cristo. Re di eterna gloria. Da lei disse:
ti saluto piena di grazia, il Signore con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava in cuor suo che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile, non conosco uomo? E le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. E colui che nascerà sarà dunque chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Tutti insieme. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. L'angelo partì da lei, ritornò in cielo ad annunziare a tutti gli angeli del paradiso che Maria sulla terra, la prescelta di Dio, aveva detto sì. Tutto il paradiso fu in festa quando l'angelo tornò e ascoltò che l'arcangelo aveva ricevuto da Maria il sì.
il lieto annuncio, fece sussultare alla corte celeste che era stata fedele a Dio quando il Padre aveva annunciato il suo progetto del Verbo incarnato. E il momento in cui trema l'abisso ribelle al progetto di Dio, è il momento in cui esulta il cielo ed è sconfitto definitivamente l'inferno. È il grande annunzio della sconfitta di Satana e del trionfo del piano di Dio. E il Verbo resta in mezzo a noi. Il cielo si trasferisce sulla terra. Il centro dell'universo è qui sulla terra. Anche gli angeli santi vorticano attorno al Verbo incarnato. Tutta la creazione vortica attorno a Maria, madre del Verbo incarnato. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È l'inizio dell'era nuova. Per noi l'inizio dell'era nuova è il Natale, ma in realtà l'inizio dell'era nuova è l'incarnazione, il momento in cui il Verbo si fa carne, il momento in cui lo Spirito Santo fa germinare dal grembo di Maria Gesù, il momento in cui la persona divina del Figlio prenda la carne nel grembo di Maria, e allora che incomincia l'era nuova, l'era di tutto il mondo. Il mondo ha una nuova vita proprio da quel momento. Ecco perché è la festa delle feste, quella dell'Annunciazione, perché il Natale, la Pasqua, la Pentecoste sono conseguenti a questo momento in cui il Verbo si fa carne. Il momento dell'incarnazione segna il punto cruciale in cui tutto il mondo rinnova la vita, ha un nuovo volto, in cui il piano di Dio si realizza. Noi tremanti adoriamo, insieme con gli angeli santi che alla... episodio, un senso di gratitudine al Signore per il bene che abbiamo ricevuto, per la guarigione che è stata operata in noi. Non dobbiamo tenerci la guarigione per noi, siamo invitati a propagare quello che il Signore ha fatto. Cioè Naaman dice a tutti quello che ha fatto il Signore, proclama nella verità che non c'è altro Dio se non il Dio di Israele, e anche che si presta ad accompagnare il re nel tempio di Rimmon, però quando egli si posta sulla terra di Israele, però accompagna il re perché è un modo di procedere prudentemente, però annuncia a tutti che quello che ha ricevuto l'ha ricevuto dal Dio di Israele, e nel suo cuore conserva la terra di Israele. Quando si posta sulla terra di Israele, cioè la fedeltà a Dio, anche in terra straniera, pur non combattendo quelli che stanno a casa, pur non combattendo il culto di Rimmon. Ma col capo nasce tutto il corpo. Potenzialmente eravamo tutti in Maria, nel momento in cui Maria sceglie il progetto di Dio
dice sì al progetto di Dio, dice sì mettendo da parte il progetto dell'uomo, il progetto umano. E ora che il progetto di Dio si avvera per Maria ed è per noi il progetto della nostra salvezza, anche noi abbiamo detto sì in Maria per essere salvati dal Salvatore. Adesso possiamo cantare tutti il Salmo 87. Le tue fondamenta sono sui monti santi, il Signore ama la porta di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. La porta di Sion è Maria, la dimora di Dio è Maria. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Questa città di Dio è Maria. Ricorderò Raab e Babilonia tra quelli che mi conoscono, anche quelli che sono più lontani da Dio, Moab e Babilonia, debbono riconoscere che la sorgente della vita è là, perché Gesù è venuto per distruggere il peccato dell'uomo. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati, tutti sono nati in Gerusalemme, tutti gli uomini sono nati in Gerusalemme, Giacobbe, Israele è nato in Gerusalemme, d'Etiopia, Tiro, Sidone, Babilonia, tutti sono nati in Gerusalemme, perché tutti sono le membra del mistico corpo di cui il capo è Cristo. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. Cantiamo allora, fratelli e sorelle, il Signore scriverà sul libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Adesso tutti dobbiamo danzare, perché là, nel grembo di Maria, sono tutte le nostre sorgenti, le sorgenti della vita, le sorgenti di tutti gli uomini, sono là nel grembo di Maria, di tutti i salvati. Tutto il mondo salvato ha nel grembo di Maria il proprio posto, la propria sorgente, la propria radice. Tutti là siamo nati. Fratelli e sorelle, alziamoci in questo momento. Alziamoci e danziamo. Là sono tutte le mie sorgenti e danzando canteranno là, là nel grembo di Maria sono le nostre sorgenti. Là tutti siamo nati insieme con Cristo, Salvatore. Maria diventa così la madre universale, la madre nostra, la madre dei viventi, la madre della vita, la nuova Eva. Alleluia. Adesso cantiamo, danziamo. E Dio sceglie Maria, questa umile creatura, povera, una delle tante, sceglie Maria, ma prepara Maria, la sceglie perché così vuole. Nessuno può discutere il pensiero di Dio. Dio posa gli occhi su Maria, crea Maria, la crea un po' diversamente dalle altre creature, la preserva dal peccato originale, la crea pura. E appunto perché pura
il peccato non è entrato in lei ed essa riconosce nella luce di Dio i suoi limiti creaturali e diventa l'umile creatura, la più umile di tutte le creature. Sono le tue condizioni che Dio crea per potersi incarnare, la purezza e l'umiltà. Per questo dice Sant'Agostino: virginitate placuit, umilitate concepit. Essa piace a Dio per la virginità, ma concepisce per l'umiltà. Piace a Dio per la sua virginità, per il Padre che trasferiva in Maria la sua virginità, perché il Padre genera il Figlio nella virginità, senza lesione. Il Padre nell'amore genera il Figlio, nella purezza più assoluta. Dio puro genera il Figlio puro e tra il puro che genera e il puro generato c'è l'amore puro, lo Spirito Santo, ed è il Padre che manda il puro Spirito in Maria, preservandola dal peccato, per cui Maria nasce pura. Anzi, Dio, in vista dell'incarnazione, fa di Maria il sacrario della purezza sulla terra, trasferisce la sua virginità in Maria perché essa possa generare colui che nella virginità egli genera dall'eternità, e Maria possa così generarlo nel tempo, perché Dio nasce nella virginità. Ecco perché Maria è la Vergine delle Vergini, e la virginità sulla terra è la virginità del Padre sulla terra. È per questa che Dio si compiace di Maria, della Vergine, che rispecchia la sua virginità, in cui ha trasferito la sua virginità, e da una Vergine, o meglio dalla virginità, che può nascere il Verbo. E Maria piace a Dio immensamente, perché è la Vergine, perché è colei che rispecchia la virginità sua, la virginità del Padre. Per cui Maria piace a Dio, piace più che tutte le altre creature, è la compiacenza di Dio, è la compiacenza del Padre. Maria nella sua purezza è umile, perché non ha il peccato. È il peccato che ci rende superbi, perché offusca la mente, ci dà un'idea falsa di noi stessi e delle cose. Maria è senza peccato, è pura, ed è per questo che vede i suoi limiti creaturali, ed è la più umile di tutte le creature, perché è la più pura, la più santa di tutte le creature. Per cui la verginità assoluta, la purezza assoluta, l'immacolatezza assoluta coincide con l'umiltà più profonda, con l'umiltà assoluta. Chi è puro è umile, chi non è umile non è puro. Sono due condizioni che ti richiamano a vicenda, purezza ed umiltà. Quell'umiltà intesa in senso teologico, in cui Dio è tutto e noi siamo niente, in cui la volontà di Dio diventa la nostra volontà, in cui tutto bisogna fare
secondo la volontà di Dio e il rapporto della creatura col Creatore, la vera umiltà. Maria è la più umile di tutte le creature, ed è allora che Maria è in condizione di concepire. Dice allora bene Agostino, come ho detto, virginitate placuit, umilitate concepit, per la sua virginità, per la sua purezza piacque a Dio, ma per la sua umiltà attirò Dio sulla terra, attirò Dio nel suo grembo. Dio nasce nella più umile di tutte le creature, la quale così viene esaltata al di sopra di tutte le creature. Maria diventa la più umile e la più alta di tutte le creature, superiore agli angeli santi, proprio al vertice della creazione. Essa che ha scelto l'abisso più profondo, adesso è innalzata ai vertici della creazione. Egli guarda gli umili ed umili e superbi. Tutto questo serve per noi. Noi piacciamo a Dio quanto più siamo puri nella purezza che Dio ci dona. Però Dio viene in noi, si incarna in noi perché noi siamo umili. È l'umile che l'incarna, è l'umile che piace a Dio e porta Dio. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva, ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Su chi volgerò il mio sguardo? Sull'umile della terra. L'importanza di essere umili. Fratelli e sorelle, se non abbiamo potuto imitare Maria nella virginità, nella purezza, perché il peccato è entrato in noi, possiamo, in forza dello Spirito Santo, in forza del mistero dell'incarnazione, essere umili. Ma l'umiltà non è una virtù che si acquisisce una volta, è una virtù che va praticata giorno per giorno. Diventare sempre più umili significa far incarnare più profondamente il Verbo dentro di noi, perché il Verbo incarnato è il mistero dell'umiliazione. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Maria era umile, ma diventò mille volte più umile quando il Verbo si fece carne, quando si inabissò, quando si annientò, quando la kenosis di Dio entra in Maria. Maria si sprofonda nell'umiltà e diventa mille volte più umile di quanto non lo era quando concepì il Verbo incarnato, cioè prima di concepire il Verbo incarnato. L'umiltà cresce in noi, è una virtù che cresce. Quanto più noi siamo radicati in Cristo, quanto più il Verbo in noi prende possesso dell'umana creatura, tanto più questa creatura diventa umile. Per cui l'umiltà è l'emblema della santità. Quanto più la persona diventa santa, tanto più diventa umile, perché riconosce il tutto di Dio e nulla di se stesso. Chi sei tu e chi sono io? Diceva Sant'Agostino. E San Francesco, tu tutto, io nulla, tu tutto, io nulla. Era l'esperienza della presenza di Dio nella creatura umile. La presenza di Dio in noi ci ravvisa. Chi non è umile non ha sperimentato Dio, non sperimenta Dio. Perché quando Dio dimora in una creatura, la creatura si ravvisa nel suo niente. La luce di Dio la abbaglia e la povera creatura, anche che sia pura, vede i suoi limiti creaturali e non può inorgoglirsi. Fratelli e sorelle,
Guardiamo a Maria, la tutta pura e la tutta umile. E se vogliamo che il Verbo si incarni in noi, prenda possesso di noi, cresca in noi. Se vogliamo che Cristo viva in noi, coltiviamo la purezza, coltiviamo l'umiltà. Sono le due condizioni per piacere a Dio. Questo è il messaggio che ci viene dalla festa odierna. Questo è il messaggio che deve incarnarsi in noi e deve dare forza alla nostra gioia, deve dare ragione alla nostra gioia, perché una gioia che non abbia le fondamenta in una verità non è una gioia fondata. Allora gioiamo con questi sentimenti nella festa odierna, aggiungiamo la nostra gioia alla gioia degli angeli e insieme con gli angeli cantiamo a Dio che ha guardato in Maria tutta l'umanità, è venuta per Maria in mezzo a noi, esultiamo perché la salvezza oggi è venuta, esultiamo perché Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio, esultiamo fratelli e sorelle, rialziamoci tutti e cantiamo alla meravigliosa bontà di Dio, alla misericordia di Dio, cantiamo la nostra salvezza, cantiamo al mondo nuovo che è nato proprio oggi dal grembo di Maria. Come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel. Tutti insieme. Come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel, come sono belle le tue tende, come sono belle Israel. Bello stare coi fratelli, come 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 bello stare coi fratelli. Come bello stare con Matteo, come bello stare con Matteo.
più ci dai tu, con tutto il cuore, con l'esultanza che lui mi dà davanti a me, grande alleanza, io faccio festa perché mi è scelto e la sua mano mi benedirà. Io ci danzo. Signore, la guarigione per i nostri fratelli.